Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Elga, oggi ho bisogno di forza. Guarda come mi sono vestita. Sei intonatissima. Sono intonatissima perché oggi parliamo di... spinaci. E allora abbiamo bisogno di forza. E se anche voi avete bisogno di forza, dovete seguire la nostra puntata perché tra poco Elga ci regalerà una ricetta proprio con gli spinaci, vero? Alla me. Alla lei, a tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme con un nuovo appuntamento. Guarda quanto sono bella. Guarda, vedi? Mi sono abbinata ai nostri ingredienti. Ragazzi, la mattina io telefono, dico allora che cosa, oggi di cosa parliamo? E poi scelgo il vestito. No, però non la ridere. La verità è che io stamattina le avevo detto faccio il gelato alla menta. Non è vero perché oggi parliamo di un ingrediente che mi piace tantissimo e con sto caldo ne abbiamo proprio bisogno, infatti, parliamo di spinaci, spinaci, che sono invece una cosa seria, però sono abbinata, hai visto? Dai, mi sono, sì, dai, cioè, non dai, solo, ci sta, mi sono dai, impegnata. Dai, diciamo. Allora, la ricetta che facciamo oggi qual è, Elga? Allora, oggi facciamo un bulgur tricolore. I colori sono quelli della carota. Bulgur? Il bulgur poi te lo racconto. No, perché okay. Poi faccio anche la faccia di quello che sa di che cosa sta parlando, no? Dico, ah, bello il bulgur, proprio oggi avevo proprio una voglia di bulgur, guarda, come fai il bulgur tu? Nessuno mai al mondo. Va bene, quindi? Tricolore, i colori saranno la carota. Allora, piano piano, carota, sì, carota. Se no Peppe, vedi, già sta sudando, gli fa caldo, poi? Rapa rossa, ecco, ah, qua, vedi? Ma bello sto colore qua. E... gli spinaci. Il verde. Manca perché ti metto al lavoro. Subito, chiaro. Subito, certo. Poi dai, finiamo ho di dire gli ingredienti. L'assistente del cuore. Finiamo di dire gli le ingredienti. Le vongole. Le vongole e abbiamo tutto. E questo? E questo è il pomodoro rosaria. Te lo sei inventato mo? Mo te la sei inventata mo sta scemenza, no, così proprio. L'ho fatto, il non pomodoro ho dormito secco. Una notte. Cos'è? Come l'hai fatto? Scusami. Ditemelo da casa, ditemelo. Dice sempre che non dobbiamo mettere il prezzemolo sui piatti. Sì, sì, lo dico perché non lo sopporto. Io non lo sopporto. Non abbiamo aziende che fanno prezzemolo, vero ragazzi? No, mi sembra di no. Non abbiamo non lo sopporto il prezzemolo. E allora noi ci mettiamo il pomodoro rosaria. Benissimo. Mo voglio vedere pure nel tuo ristorante, devi scrivere la sua pomodoro rosaria. Vengo lo a vedere. Farò, vedrai. Domani sera andiamo al ristorante. Ci scriverò sotto. Chiedetemi perché si chiama rosaria. Bravissima. Ogni promessa è debito, ma noi abbiamo un ospite che di spinaci ne capisce. Parliamo con Carmine Terra Lavoro dell'azienda Terra Lavoro. Vieni Carmine, vieni in mezzo a noi, in mezzo a queste due pazze. Io apro le vongole nel frattempo. Sì. Allora, Carmine, so che hai fretta, quindi ti chiamo subito. Guarda lui, bello sportivo. Noi qua tutti quanti a morire di caldo, il bello sportivo, è appena tornato dalla palestra. Senti Carmine, sicuramente abbiamo parlato degli spinaci, un prodotto importante, sì, che realizzate nella vostra azienda. Dove si trova l'azienda? Come si chiama? A Eboli, l'azienda si chiama Fratelli Terra Lavoro, è un'azienda a conduzione familiare. A conduzione familiare, sì. Quindi chi c'è? C'è mio padre, i miei zii e poi ci siamo noi, diciamo. Quindi tu sei la nuova leva. Esatto. Oggi hanno detto, sai che c'è, vai tu a farti la trasmissione. Tu eri proprio felicissimo, immagino. Così è così. Così è così. Senti Carmine, dove producete, cioè nel senso che cosa producete? Soltanto spinaci? O no, anche... oltre agli spinaci facciamo anche altre baby leaf tipo rucola, insalatine. Ma tu ovviamente tu non sai cucinare, no. Ne sono certa proprio, sì, che non sai cucinare. Però gli spinaci come ti piace mangiarli? Freschi così. Freschi. Sì. Come ce li prepari, abbiamo detto Elga oggi. Guarda Elga cosa sta creando. Sì. Non è che è proprio semplice. No, io sto procedendo perché dobbiamo far rinvenire il bulgur mentre parliamo, poi racconto come si fa. Sì. Come preparo gli spinaci? No, gli spinaci li prepari tu, ti sei vestita da spinacia in maniera adeguata. Scusa, sì, ho chiamato Carmine, Carmine, cosa mi porti oggi? Gli spinaci? E allora io mi sono adeguata. Senti Carmine, dove distribuite? Come lo commercializzate il vostro prodotto? Sempre fresco? Sì, sempre fresco. Dove? Facciamo distribuzione a
ai bustatori di quarta gamba. Ah, quindi ecco, veramente fresco, quindi nelle insalate già pronte, sì. imbustate, insomma quelle che usiamo chiaramente tutti per velocizzarci. Le proprietà dello spinaciolo le conosciamo, no? Sì. Comunque insomma sono... ricchi di ferro. Insomma, effettivamente braccio di ferro braccio non a caso ferro. Mangiava gli spinaci. E tu quindi sin da piccolo te li davano da mangiare, a un certo punto non li hai odiati? Un po' sì. Hai visto? Lo sapevo, lo sapevo. Vabbè, del resto è così. Anche voi consorziati con Terra Orti? Sì. Quanto è importante collaborare con un'azienda che vi aiuta, no? Nella commercializzazione, nella promozione? È molto importante, specialmente nella nostra zona. Terra Orti è una grande realtà. È una grande realtà. Carmine, grazie, perché so che sei di fretta, perché hai una cosa importante da fare, quindi grazie per essere stati grazie con noi. Adesso lo valorizziamo noi, il tuo prodotto. Grazie mille a Carmine Terra Lavoro. E era un po' timido Carmine, un tantino, però poco. Vabbè, dai, ragazzo. Allora, calma, sangue freddo, come cioè, si apre questo coso? Ti lamenti dalla mattina alla sera che non ti faccio fa niente, che vorresti renderti utile, che va. Ma mi metti sempre a lavorare. Allora, tolgo questo coso e qua dentro... E infili gli spinaci, basta e schiacci. Ah, questo è tutto. Sì. Ah, fanno sempre sembrare le cose chissà quante... Guarda un po'. Guarda un po'. Ecco, qualche fogliolina? No, metti, abbiamo bisogno di un po'. Ma qua dentro, così proprio? Vai, spingi. Bah. Ma me lo fa consumare tutti, gli spinaci. Li devi consumare tutti. Braccio di ferro, sta storia del braccio di ferro, bah. Eccola qua. Ma non ce ne vanno più. Eh sì, comincia a schiacciare. Mo c'è un po' sta moda, però diciamolo, mo c'è la moda dell'estrattore. Sì, estraggono certo. Tutto. Questo è un aggeggino domestico, Monica, tu ce l'hai l'estrattore a casa? Non sapevo. Lei ce l'ha. La nostra parrucchiera c'ha l'estrattore. Io? No. Devi provvedere. Me lo regali tu, Elga? Ma lo so, schiacci il pulsante. Schiacci il pulsante. Dove sta sto pulsante qua? Aiuto! Lo sai, scusa. Allora, vai. Buco giusto? Sì. Vai. Devo spingere? Sì, vedi? Guarda che magia. Divertentissima, insomma. È un giocattolo. Sì, è un giocattolo. Questo sì. Ah, ne devo mettere altro? Certo. Però devo spegnere. Lei me l'ha fatto fare apposta, capito? Tu continua a lavorare, inutile che guardi me. Io sto lavorando. Tanto adesso ho capito come funziona, ragazzi. Io sono multitasking, riesco a parlare e a lavorare contemporaneamente. Senti, è vero però che c'è la moda dell'estrattore, sì, dai. Sì, è vero. Meno male perché è una moda sana. Sì, è vero. Devo dire la verità. Meno male, non sempre le mode alimentari. Qua sentiamo persone che tornano dal mare, bagnate, fantasticamente. E noi qui a estrarre. A soffrire, no, non è vero, ci stiamo divertendo. Dai. Cosa fai nella vita? Estraggo. Estraggo. Cosa? Che estrae? Oro, diamanti, no, succo di spinaci. Ecco qua. Andiamo un po'. Allora. Ma ci metto a due velocità così faccio prima. Ok, sì, ma un po' ce ne serve, dai, non stiamo facendo... Ormai adesso vedo. Ci basta, non togliere il bicchiere perché continua a gocciolare un po', sennò sporchiamo tutto. Avete visto, ragazzi? Voi là dietro le telecamere che pensate sempre che io non sono capace, Angelo, non fare quella faccia. Allora. Che fatto adesso qua? Non abbiamo raccontato ancora niente perché ho fatto nel frattempo. Abbiamo lasciato aprire le vongole. Nel frattempo... Sul bulgur che hai visto prima che era secco ho versato dell'acqua bollente. Ma si può mangiare? E deve stare un altro pochino, si deve ammorbidire ancora è con duro. L'estratto, certo. Perché certo, non ho messo duro. Tutta la parte dell'acqua. Il bulgur è il grano spezzato, che è diverso dal couscous. Ecco qua, qual è la differenza? Allora, il couscous si produce dalla semola. Capito? Quindi... C'è una semola macinata grossolanamente che viene fatta bagnare col vapore e poi viene sfregata. Dai, c'è nell'immaginario collettivo delle donne africane che preparano il couscous sfregandolo con le mani. Non guarda il mio fiore. Non ce la facciamo più, questa è la verità. No, perché lei stava dicendo una cosa seria. Io invece ero attratta dal suo cerchietto, ma non potevo interromperla, capito? Finisci di parlare, poi ti sfotto dopo. Okay. Invece questo è grano spezzato, cioè grano che viene battuto
viene spezzato e cotto e fatto passare in una corrente di vapore. E noi che cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo versato dell'acqua bollente, non la quantità che mi serviva proprio. Se non andiamo a colorarlo, il rapporto è: se metto 100 grammi di bulgur devo aggiungere 200 grammi d'acqua. Io adesso qui ne ho aggiunto 120-130 perché la restante parte del liquido, vedi, la uso colorata. Ok? Ok. Gira verso la telecamera al contrario. Sì, arrivo subito. Di qua. Ma non ne mettere molto, sennò diventa troppo violento. Poi non si vede il pomodoro rosaria nel piatto. Ah, Si vede il pomodoro rosaria. Guarda. Bello, brava. Dai, fallo con gli spinaci. Ah, ecco qua, adesso facciamolo con gli spinaci. Sì. Coloriamo il nostro bulgur. E allora, quella croccantezza che tu avevi avvertito prima, tra qualche minuto non ci sarà più, perché il bulgur avrà assorbito questo liquido colorato, i nostri estratti. Comunque è una figata questa cosa. Hai visto che bello? Io ovviamente ne ho messo troppo. Ma No, vabbè, non fa niente. Poi a parte che quello lo assorbirà, ma poi lo eliminiamo, non ti preoccupare, non è un problema. E anche, diciamo, oltre che buono, nel senso proprio una cosa sana, è anche saporita, no? È saporita e poi i vegetali non vengono proprio trasformati in questo caso. Tutti i sali minerali sono qui, sono nelle nostre ciotole. Quindi, insomma, e poi è una cosa divertente da fare anche con i bambini. Esatto, questo sicuramente. Questo facciamo il grano colorato. Che gioco facciamo oggi? Facciamo il grano colorato e poi lo mangiamo. Se lo mangiano? Sì, dai. Soprattutto quando vedono questi colori qua. Sfida un bambino a non mangiare sta cosa, è impossibile. Ti devo portare anche mio figlio, così gli insegni a cucinare e io risparmio. Va bene. Come ti sembra come cosa? Mi sembra un'ottima idea. Semplice, no? Ok. Allora. Subito fanno la denuncia. Mi denunciano, come si chiamano. Abbiamo scelto questo piatto. Allora, sbaracchiamo un attimo, sì, sbaracchiamo qua davanti tutto. Perché non si capisce niente. E allora, facciamo un tricolore. Cominciamo dal rosso, dai. Dal rosso. Sì. Ho i guanti perché tocco proprio con le mani. Anche se io ti devo dire, tocco il cibo con le mani sempre, ho piacere proprio a toccare il cibo. Ma sai che cosa? La rapa rossa colora la pelle. Vero. Quindi... Ah, quindi rimani colorata, certo, praticamente. Certo. Bene. Okay. Poi i nostri piatti matria, che sono sempre straordinariamente belli, si prestano. Facciamo così, dai. Brava, togliamo anche questa. Andiamo per gradazione, qui facciamo un tono su tono. Sì, perché dovevamo fare una sorta di tricolore, facciamo questo dovrebbe un po' rappresentare il bianco. Sì, no, più che altro i colori della natura proprio. Questo è proprio il colore naturale, no? Sì. Eccolo là, carino questo qua, mi piace questo piatto, sì, ti rappresenta anche molto, no? Sì. La semplicità. Sì, mi rappresenta tantissimo. La salute, il mare. Il grano. Certo, nella semplicità sicuramente, il pomodoro rosaria. Dai che rimarrà sta cosa, vedrai. Se l'hai inventato adesso. Se non lo farò qua diventare l'ingrediente ufficiale dei Sapori del Sole quinta edizione. Oggi. No, non. Allora aspetta. Diciamo un attimo una cosa. No, il nome ovviamente te lo sei inventato oggi. No. Okay, no, ti devo raccontare un aneddoto, perché è giusto che tu sappia che questa idea in realtà non è venuta tanto a me quanto a Luca, il mio assistente. Quel povero Luca, salutiamo quel povero Luca che ti subisce e ti supporta sopra, sotto, le scale, Luca la macchina, Luca il banco, Luca qua cade di tutto. Insomma, questo è quel povero Luca. No, non è vero, Luca è un po' il mio delfino, dai. Sì, è vero che mi sopporta, che è vero. Salutiamo Luca. Però è anche... Dove sta? No, non si può vedere, io lo però vedo. Però è anche il custode di tutto quello che io ho da raccontare, da tramandare professionalmente, devo dire. Ma non so se questo è poco e tanto, però tanto, è certamente tanto. Lui allora, poi che conserverà. Ah, il tutto. Abbiamo un paio di minuti ancora. Sì, ma oggi sono stata brava, dai. Stai facendo carino, bene, così, no? Molto, col sole qui a posto. Ci piace. Ci piace. Andiamoci a mettere le nostre vongole. Le nostre vongole. Della nostra pescheria Pistolino.
Io a me mi viene ridere ogni volta che sento il nome di Storino, mi viene a ridere. Però si chiama così. E ringraziamo, come ringraziamo il caseificio, che in questo caso non c'è, ma lo ringraziamo comunque a prescindere, la Luciana che spesso ci dona i suoi prodotti caseari, sì, di mucca, in quel caso lì. Sì. E poi chi dobbiamo ringraziare più? Tanti. Matria, ceramiche, i Prime Cook, dobbiamo ringraziarli perché ci hanno praticamente brandizzato le nostre padelle, le nostre pentole, tutte brandizzate, sono bellissime, le avete viste? Prime Cook, quindi grazie anche a voi, sono in vena di ringraziamenti, basta perché sennò poi vi saltate, vi montate la testa. E mettiamoci questo pomodoro. Rosaria, bello. Che ci piace. Assai. E questo piatto ci piace. Molto, moltissimo, ci veramente siamo. Molto. Guarda, ci siamo, che brava, ci siamo. Che sono per... stata. Sì, così dopo posso sforare 30 secondi col nostro Luigi Coppola, che è un caro amico che ci è venuto a trovare e quindi tra poco con lui avremo anche la sua bellissima e buonissima ricetta, anche lui tanto colorata, e oggi si sono messi d'accordo i due chef. Devi dire il nome del piatto. Bulgur tricolore con vongole e pomodoro Rosaria. Rimanete qui che tra poco avremo lo chef Luigi Coppola.